Buona domenica, 8 novembre. È la 32ª domenica del tempo per anno. Ancora oggi il Vangelo di Marco ci accompagna. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: In verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Come tutte le persone oneste e sincere, Gesù aveva una naturale antipatia per gli ipocriti. La relazione di fede che unisce l'uomo a Dio perde infatti di valore ogni volta che si lascia contagiare dalla falsità, dal formalismo, dall'ostentazione. La fede ha bisogno di forme, di gesti, di simboli in cui incarnarsi, ma non può mai ridursi a questi. Il rimprovero di Gesù contro gli scribi tocca anche noi e ci chiede una revisione seria dei nostri gesti di fede, delle nostre liturgie, delle nostre azioni di carità. Chiudendo i suoi litigi, gli scontri con i farisei e i sadducei, Gesù ci apre alla speranza perché ci presenta un modello molto positivo. È la vedova, la povera vedova. È l'ultima degli ultimi. Infatti apparteneva a tre categorie ultime della società di Gesù. Al tempo di Gesù, i poveri, le vedove, come i bambini, erano le tre categorie più emarginate, delle quali nessuno si occupava. Eppure è proprio lei il modello che Gesù ci presenta. È lei che vive in pienezza il comandamento di Dio. Ancora più forte diventa il contrasto tra questa donna vera fin nel profondo, generosa con Dio e con gli altri e gli scribi e i farisei. Il gesto della vedova è un gesto religioso, fa un'offerta al Tempio, però non è un gesto eclatante, è un gesto semplice di pietà popolare, del quale Gesù mette in evidenza l'intenzione profonda e attira l'attenzione dei discepoli e anche la nostra su questo atto che altrimenti sarebbe passato inosservato, perché spesso i nostri occhi sanno vedere i gesti grandi, i gesti eclatanti, le cose che fanno notizia, spesso più negative che positive, i piccoli atti di bene, che sono altrettanto e molto più preziosi, non li vediamo mai. Ma gli occhi di Gesù, che sono come gli occhi di Dio, non perdono nulla. E soprattutto non sfugge agli occhi di Dio
tutto quello che di bene viene fatto, per quanto piccolo, per quanto umile, per quanto diremmo oggi lontano dallo sguardo dei potenti di questo mondo. Il gesto della vedova ci insegna cosa vuol dire credere. Credere, infatti, non è tanto sapere delle cose o pensare delle cose, ma affidarsi. Affidarsi a Dio con tutto il cuore, fondare in Lui con tutta la propria speranza, appoggiarci su di Lui per il nostro futuro. Questo è credere. E questo fa la vedova, che fa dono a Dio di tutto quanto aveva per vivere, perché lei sa che Dio si occuperà di lei, sa che può fidarsi di Lui. Questa è la fede. Una fede che si esprime anche in gesti religiosi, ma pieni di verità, pieni di affidamento a Dio. Che il Signore ci doni sempre di vivere la fede con questa sincerità.